Signora Maria Teresa, lei era amica della signora Lina. Perché stava lì a casa Micciola ieri sera? Perché avevano organizzato un gruppo di preghiera. Quindi stava alla chiesa di casa Micciola per pregare. Pregare, sì. Ed è stata colpita da questi calcinacci, è morta sotto le macerie. Il suo ricordo, voi eravate molto legate e avevate impegnate sull'isola d'Ischia. Sì, molto. Molto impegnata sull'isola perché lei più di me, perché stava nel sociale, perché si dedicava molto alla chiesa, alla gente povera e semplice. Noi siamo a Barano, questa era la piazza dove vi vedevate, dove la signora era nata, per questo vi conoscevate. Anche in questa chiesa, alle nostre spalle, voi tante volte siete venute qui. Molto, tante tante volte con lei, con le figlie. Loro hanno qua un negozio aperto da poco e quindi frequentavo molto di più la piazza di Barano, non quella dove lei abitava, Ischia San Ciro. Ecco, era una persona molto impegnata nel sociale, quindi era molto conosciuta. Che cosa facevate? Perché questo suo impegno, questo suo desiderio di aiutare gli altri? Perché lei è rimasta orfana da piccola, ha dovuto crescere la sua sorellina, poi il papà si è risposato e aveva quattro fratelli. Ha cresciuto i quattro fratelli, per di più lei si è dedicato molto a questa, diciamo, ai bambini poveri, ai bambini che venivano da fuori in affidamento. Lei veniva affidata ogni estate, venivano qua dei bambini dalla Borussia, dalla Slovacchia, in parecchie parti del mondo.